parola a Stefania Frezzotti. Stefania Frezzotti, ora dell'Istituto Centrale del Restauro, per moltissimi anni, per una vita è stata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, dove è stata la curatrice del secondo 800 alla Galleria Nazionale. Allora Stefania, a te il campo, a te la scena. Bene. Allora, se mi sentite bene con la voce, dunque il pittore di cui parliamo oggi, Nino Costa, non è noto al grande pubblico e non mi meraviglia tutto ciò, è invece un pittore. No, Sartori è molto ben noto. Erano amici, comunque a un certo punto hanno avuto anche dei momenti di percorso in comune. E comunque Nino Costa non è un pittore sicuramente noto al grande pubblico, è un pittore invece noto agli specialisti dell'Ottocento, perché è una figura da cui non si può prescindere se si affronta il discorso della pittura di paesaggio. Pittura di paesaggio che lui ha perseguito tutta la vita, dedicandosi meno al ritratto e a scene di tipo con figure, diciamo, con configurazioni più consistenti, e quindi la pittura di paesaggio è stata la sua attività prevalente. E proprio si identifica come un pittore paesista, e soprattutto è molto interessante perché ha avuto tutta una serie di contatti con l'ambiente internazionale degli artisti francesi, tedeschi, soprattutto inglesi, che affrontavano questo argomento della pittura di paesaggio. Però è una persona, come dire, un artista abbastanza difficile, poi è difficile parlare di Nino Costa, perlomeno io sono in difficoltà, perché è un pittore che per esempio alternava, io ho intitolato questo incontro, io non la chiamo conferenza, è una conversazione in realtà, patriota e pittore, sì, perché riprendendo il titolo di uno dei primi studi su di lui, monografici su di lui, che è uscito in inglese a cura di questa Julia Cartwright, che l'ha proprio intitolato Nino Costa patriota e pittore, perché dal punto di vista degli inglesi, e questo lo spiegherò meglio dopo, uno proprio degli elementi che era proprio di fascino per loro era proprio il fatto che lui aveva attraversato tutto il Risorgimento italiano in prima posizione, e questo patriottismo aveva un'aurea molto romantica per gli ambienti inglesi. Ma soprattutto lui, nelle sue memorie, quel che vidi e quel che intesi, parla quasi esclusivamente della sua attività, diciamo, politica, non intendendo con questa parola la politica di tipo diplomatico o governativo, ma proprio la politica attiva, cioè l'intervento diretto in tutti quelli che erano gli eventi storici della storia italiana di quel momento, e quindi in particolare il Risorgimento e quindi l'Unità d'Italia. Questa attività per lui era talmente prevalente e era quasi unica da questo punto di vista, che nelle sue memorie parla pochissimo dell'arte, della sua arte, e per cui tutti quelli che hanno letto quel che vide e quel che intesi sperano di trovare, adesso parla di questo quadro, manco per niente, adesso dice che ha incontrato Tizio, lo dice en passant così, per cui si capisce anche dall'importanza che ha avuto questo suo protagonismo nel Risorgimento italiano, che quella era la sua vera passione, e l'arte, per motivi biografici che vi spiegherò un po' meglio, era complementare a questa sua attività politica, ma politica proprio attiva. Partecipava alle guerre di indipendenza, partecipava alle insurrezioni, fondava anche circoli di insurrezione convogliando Mazzignani, Garibaldini e tutte le forze sparse, insomma, quindi per lui l'attività artistica era complementare, ma nel momento in cui lui nel 1876 stabilisce che non è più il momento per lui di dedicarsi all'attività politica, dice adesso mi posso dedicare all'arte, come se fossero due piani appunto complementari.
In realtà poi non è così, perché la passione politica, nel senso che vi ho detto prima, di Nino Costa, viene semplicemente trasferita anche all'attività artistica, per cui è uno dei più grandi attivi organizzatori di circoli artistici di varia natura, che sono tutti finalizzati a uno scambio continuo di esperienze, di teorie, nell'ottica di un rinnovamento molto profondo dell'arte, ed aveva da questo punto di vista non solo un'esperienza internazionale, e ha fatto sicuramente da tramite con gli artisti italiani rispetto appunto agli ambienti francesi, tedeschi, inglesi, ma stimolava anche questo rapporto, di questo incrocio tra gli artisti italiani, che comunque erano nell'Ottocento in una dimensione, se vogliamo, ancora provinciale, e quanto si muoveva in quel momento in Europa. Ecco, questo è il ruolo più importante che ha avuto Nino Costa, e sicuramente, oltre a quello poi di critico, eccetera, e sicuramente questo aspetto sono due aspetti di una stessa personalità. Per quanto riguarda poi la sua produzione artistica, questa è una necessaria premessa da parte mia. Lui ha fatto pure un sacco di pasticci, perché aveva, per esempio, i suoi quadri non sono quasi mai datati. Se sono datati, qualche volta l'ha messo la figlia Giorgia dietro il quadro. Poi lui aveva l'abitudine di fare il bozzetto di un dipinto, magari nel 1953, e poi il quadro definitivo lo faceva nel 1874. A volte il quadro definitivo è molto aderente al bozzetto degli anni 50, altre volte c'è questa stratificazione comunque di esperienza, una stratificazione culturale, per cui poi si vede che ci sono altri elementi che si sono introdotti, e quindi è diverso. Quindi quando voi vedete 1853-74 è che non si sa, insomma, a volte lui ritornava sullo stesso dipinto più volte, oppure cambiava i titoli, altra cosa molto comoda per chi deve ricostruire dopo la sua attività, perché lo stesso quadro poi lui l'ha pubblicato, anche l'ha reso noto, esposto con titoli anche molto diversi tra di loro. E questo è un altro elemento di difficoltà, per cui io adesso privilegio non una lettura chiaramente filologica, che nemmeno interessa, è solo per spiegare che molto spesso ho dovuto scegliere tra la versione del bozzetto degli anni 50 e quella degli anni 70, quale era quella più funzionale a questo discorso. Inoltre, un'altra difficoltà nel ricostruire l'attività di Nino Costa è che lui, fino a una certa data, praticamente non ha venduto nulla, perché non gli interessava assolutamente. Quindi lui esponeva a quelle che erano le esposizioni più importanti italiane, ma non vendeva perché era comunque benestante, e comunque non concepiva ancora questo senso del mercato dell'arte, quindi di una mercificazione dei suoi quadri. Lo fa molto tardi, e soprattutto non in ambito italiano. Molti quadri di Nino Costa, anche molto importanti, sono in collezioni inglesi, e questo ha reso molto difficile ricostruire la sua attività. Poi vi ripeto, in queste memorie, quel che vidi e quel che intesi, ci sono sì en passant degli incontri che lasciano delusi. Incontra Corot, e tu, che sai che lui deve molto a Corot, ti aspetti una pagina intera manco per niente, cioè l'incontro con Corot si limita a uno scambio di battute. Incontra Bar Jones, non se lo fila per niente, conosce, non so, Watts, eccetera, lo dice en passant. Mentre lui ha una sua fedeltà ad alcuni amici storici, che sono quelli che hanno attraversato con lui tutta questa pittura dell'Ottocento. Detto questo, che era però per me una premessa necessaria per capire, perché lui, anche dal punto di vista, io dovrò affrontare in questo discorso quelle che erano, lui non è un teorico, è assolutamente un istintivo. Non ha nemmeno una preparazione accademica, perché lui la rifiuta, lo spirito è quello del rivoluzionario, la rifiuta subito, ha un approccio molto diretto con la realtà,
Però in questo suo muoversi in un ambito internazionale e di relazioni internazionali è un potentissimo assimilatore, cioè lui assimila di qua e di là, di tutti gli spunti che gli vengono dall'arte, del paesaggio europeo, di la pittura europea di quel momento, però sempre rimanendo fedele a un suo vero interiore, a una sua, come dire, a una sua visione, a cui poi alla fine, nonostante cambiamenti ed evoluzione, rimane abbastanza fedele per tutta la vita. Questo è uno dei primi quadri che conosciamo, perché io a questo punto non mi meraviglierei se uscisse fuori qualche altra cosa. Ripa Grande, 1848, ma la data è sicuramente messa da Giorgia a posteriori sul retro della tela. È una visione, è uno dei primi quadri. Vi dicevo prima che lui aveva quasi subito rifiutato, ma dopo pochissimo, un insegnamento di tipo accademico, e invece si era diretto molto su quella che era la realtà romana di quel momento. Roma era un centro di pittura internazionale, tutti gli artisti stranieri venivano a Roma a dipingere a Roma, a cominciare da Corot in più riprese, ma poi tutto l'ambiente del Grand Tour, del Caffè Greco, eccetera, eccetera, ruotava a Roma. Quindi Roma era veramente, da questo punto di vista, il centro della cultura internazionale della pittura di paesaggio di quel momento. E questo è sicuramente stato un primo elemento di potente formazione per Nino Costa, perché questo quadro, per un esordiente, lui è nato nel 26, quindi era ancora molto giovane, mostra già di aver assimilato alcune lezioni, quella per esempio, e soprattutto di influenza francese, quindi la struttura del piccolo dipinto, perché non è appunto molto grande, è una struttura da formato stretto, orizzontale, stretto e lungo, che nonostante il formato piccolo permette già da ora una pittura, una visione di tipo panoramico, perché ci fa quasi intendere che la cosa possa continuare anche ai lati. C'è una definizione abbastanza chiara dei piani, delle composizioni, dei volumi degli edifici, ma questo potrebbe far presupporre già a questa data una conoscenza di Corot, delle opere di Corot, che appunto era stato a Roma, che io non, nessuno pensa che l'abbia incontrato direttamente prima del 1860, ma sicuramente può aver visto dei quadri tramite appunto la presenza a Roma di questi artisti internazionali, quindi sicuramente è una visione in qualche modo mediata. Roma e la campagna romana, e quindi siamo in questa area tra il 1848 e il 1850, che è il periodo di formazione, era, come dire, una delle mete maggiori, insomma, dei paesisti europei, perché univa questo tipo di paesaggio che era in qualche modo incontaminato. Dirlo oggi fa ridere, perché fa ridere, però era un paesaggio incontaminato. La campagna romana non era il bosco, non era Fontainebleau, non era sempre con questo formato, sì, stretto e lungo, però questi sono ancora piccoli, però dopo, poi ci arriviamo, quando lui fa, dopo gli anni 80, l'Etruscan School, eccetera, questa versione viene portata sui 3 metri, questa è probabilmente, questo formato stretto e lungo, viene probabilmente preso da Valenciennes, insomma, si dice che è preso molto da Valenciennes. Poi lui ha a un certo momento questo pittore Lenoble che lo spinge molto a dipingere en plein air, no? E quindi a dipingere davvero nella campagna romana. E questa è l'occasione in cui lui fa questi grandi incontri. Naturalmente la campagna romana, perché la campagna romana? Perché aveva mantenuto una specie di atmosfera arcadica, vedremo anche cose con pastori, con contadini, e quindi questa commistione di ruderi antichi e di paesaggio incontaminato, aperto, non caratterizzato, e questa è una differenza col paesaggio romantico, da un senso, come dire, pittoresco del luogo, della vegetazione, eccetera, questa ampiezza, insomma, della veduta, è un elemento molto, come dire, di grande richiamo per gli artisti stranieri.
Le date come, non ci fate troppo caso perché c'è sempre molta oscillazione e questo è un altro quadro tipico di quello che vi stavo dicendo, Porta Furba, adesso è un'altra città praticamente, è questa commistione di ruderi dell'acquedotto romano, di questo paesaggio che però per gli stranieri e per Nino Costa è lo stesso dell'antica Roma, non è cambiato, cioè la Roma antica, la Roma medievale, la Roma cristiana, la Roma contemporanea era uguale e questo era il fascino di questa, della località. Vi dicevo prima che aveva partecipato, io adesso questa parte più politica dell'insurrezionale di Nino Costa la lascerei come dire, da una parte, ma avendo partecipato alle lotte per al tempo in cui si pensava che Papa Pio IX potesse essere a capo di un movimento di indipendenza italiano, quindi con Mazzini, con Garibaldi, eccetera, le teorie di Gioberti e tutto questo, Nino Costa aveva partecipato attivamente alle lotte e alla vicenda della Repubblica Romana, l'uccisione di Pellegrino Rossi, insomma c'è un contesto per cui era ricercato dalla polizia. Ed è in questa fase che lui va ad Ariccia, fingendo di essere solo artista per sfuggire proprio, quindi l'elemento, l'episodio clou che determina la biografia successiva di Nino Costa e nello stesso tempo la sua scelta netta è quello di doversi allontanare, anche se momentaneamente, dalla lotta politica aperta per rifugiarsi dietro questa veste di pittore e quindi va ad Ariccia che era il centro veramente oltre a Roma della quena internazionale. È da questo momento che le due vite, quella dell'attività per la lotta indipendentistica e quella per l'arte, sono assolutamente parallele. Ariccia era uno dei luoghi mitici della campagna romana perché era lo speculum di Anne, era il luogo appunto che conservava questo fascino intatto che però ha ancora molto di questo passato mitico e mitologico. E qui la locanda Martorelli, che c'è tuttora, era il punto di incontro di tutti i pittori che andavano fuori Roma a dipingere dal vero. La pittura dell'Ottocento in genere, questa è una cosa che ogni tanto sfugge, ma ha gettato molte delle basi di quello che è stata l'arte contemporanea, cioè è stato il secolo dove si è misurato, anche se non questo processo non è arrivato fino in fondo, uno stacco dalla tradizione, cioè un'uscita, come dire, dalla tradizione. È uno degli elementi, proprio dei campi dove maggiormente si è esercitata, diciamo, questa rivoluzione nei confronti dell'antico è stata proprio la pittura del paesaggio e la pittura quindi en plein air e quindi con la possibilità di un approccio alla realtà diretto, vero, anche se poi, come vedremo, questo vero ha molte sfumature. In ogni caso, in questo dipinto di un pittore di Barbizon, Louis Fancet, noi vediamo che c'è ancora un senso molto romantico. La Barbizon, faccio una breve solo parentesi, era la scuola di paesaggio più importante, era della prima metà dell'Ottocento, nata intorno appunto alla località di Barbizon, Fontainebleau e queste località vicino Parigi. I pittori andavano a varie ore della mattina, dell'alba, del tramonto, eccetera, a dipingere dal vero sul posto e quindi avendo la possibilità poi di finire in studio, questo è un processo molto importante, il dipinto che avevano comunque abbozzato dal vero. È ancora una scuola che da una parte manifesta un approccio alla realtà perché è diretta, la rappresentazione della scena è diretta, è dal vero, nello stesso tempo però è una realtà, è un tipo di paesaggio ancora romantico e questo per esempio nonostante la brutta foto in bianco e nero si vede dalla figuretta piccola piccola che sembra una nana rispetto a tutto questo bosco che è molto incombente, quindi c'è ancora un senso del paesaggio, diciamo di tipo romantico, che guarda anche a degli aspetti, come dire, quasi psicologici, sentimentali.
E questo è più o meno la stessa località intorno ad Ariccia, dipinta da Nino Costa, più o meno negli stessi anni. Sicuramente la scuola di Barbizon è uno dei primi elementi importanti nella formazione di Nino Costa, che sente molta, molta affinità con questo modo di dipingere dal vero, con l'inserimento di figure che hanno semplicemente per il momento la funzione di fare da proporzione, da elemento proporzionale con il paesaggio. Ad Ariccia c'erano i francesi e quindi molti di questi pittori barbizonnier, ma c'erano anche pittori tedeschi, pittori inglesi, pittori danesi, dell'Europa del Nord, e ora da questo momento, diciamo, lui prende da una parte e dall'altra quello che è consono a quelle che sono le sue ricerche. Quindi io dovrò ogni tanto dire da qui prende questo, da qui prende questo, poi però è tutto insieme, cioè nel senso è una rielaborazione, e le basi di quelle che saranno la sua pittura sono gettate. Adesso è questa la fase decisiva della formazione di un concetto di pittura di paesaggio suo. E tutti questi pittori, quindi, che dipingevano ad Ariccia, facevano base ad Ariccia e dipingevano la campagna romana, poi va a finire che dipingevano gli stessi soggetti. E questo, per esempio, è non la stessa località, ma lo stesso concetto di quadro di quello che avete visto prima sul tramonto del lago d'Albano. È vero che la foto non è proprio uno splendore, però lui non usa colori brillanti, colori smaglianti, definizioni nette, c'è un po' un certo senso di offuscamento, di sfumato, di colori molto, molto ocra, molto terrosi, che fa capire che lui non sta guardando alla pittura del paesaggio italiano da vendere al turista del Grand Tour che vuole l'Italia col cielo splendente, no, la terra dei limoni, eccetera, eccetera. Quindi non gli interessa questo aspetto mercantile da vendere al turista straniero, ma gli interessa questo effetto della luce che può essere, appunto, secondo la scuola di Barbizon e comunque anche un certo filone romantico, quella dell'evocativa del mattino o del tramonto. L'acqua è molto presente perché l'acqua permette, appunto, di studiare gli effetti della luce. Adesso faccio vedere velocemente dei quadri della scuola di Barbizon, anche per marcare poi alla fine anche delle differenze. Ecco, quindi c'è questo paesaggio ameno con questi boschi, con questi contrasti anche molto tonali, quindi il cielo nuvoloso con gli alberi molto scuri, quindi con questo effetto coloristico molto forte, presenza di pastori, di mucche, di animali, l'acqua, quindi è un paesaggio fermato un po' senza tempo in un certo senso. Questo è Corot, che è sicuramente stato più influente su Nino Costa, e questo, brutta foto fatto da me col cellulare, ma vedete che le caratteristiche sono simili. In che cosa sono simili? Che Corot è il portatore di una rivoluzione che parte però dalla grande pittura di paesaggio del Seicento, da Claude Lorrain in poi. Vi dicevo che la pittura dell'Ottocento di paesaggio è quella che ha più, da una parte ha ripreso certi modelli, ma da una parte se ne è allontanata. Sicuramente il paesaggio classico è presente nell'impostazione, quindi la quinta di alberi in primo piano sul lato sinistro che fa da contrasto, da quinta scenica, e quindi un altro alberello, comunque un altro elemento verticale che sta dal lato opposto, e poi l'acqua, il panorama sullo sfondo, molto vicino a Corot, ma è ancora una rimeditazione sul paesaggio classico di Claude Lorrain. Però man mano si comincia anche ad avvicinare a una pittura di paesaggio maggiormente aderente al vero, in questo senso inteso come reale, quindi non l'atmosfera romantica dell'alba o del tramonto, l'effetto scenico dato dagli alberi, eccetera, eccetera, ma un tronco d'albero sull'acqua, proprio quello, non uno generico, quello studiato in quel preciso momento, perché non è più importante il soggetto. Una delle scoperte più importanti della pittura del paesaggio dell'Ottocento è che a partire
dall'Ottocento inglese, quindi da Constable, da Turner in poi, è il soggetto che vede, cioè si sta sempre più spostando la veduta dall'oggetto, anche se sembra che sia aderente alla realtà, al soggetto che vede. E in questo caso, e questo è il percorso che comincia Nino Costa in questo periodo, lo stesso tronco e nello stesso luogo, questo è un altro effetto sempre di Ariccia, del lago di Nemi, bellissimo, questo è un quadro piccolo, da lui poi ripreso anche dopo, alla fine del Novecento, io l'ho visto poi in bianco e nero, non si capisce mai molto di quale si sta parlando, questo però è il bozzetto, è il, diciamo, la prima idea, e, con sempre questo effetto, vedete che qui ha già escluso l'orizzonte, è tutto molto alto, la scena è completamente occupata solo dalla vegetazione del bosco, con questo effetto specchiante che però non sta più sul fondo del quadro, quindi è già iniziato il cambiamento della pittura di paesaggio classico, è invece in primo piano con questo effetto specchiante, e poi c'è un bufalo, un bue che circola, perché questa è la fase in cui lui guarda anche a Charles Coleman e quindi a questi buoi, a questa campagna romana più rustica. Questo è lo stesso ramo disegnato da Böcklin, perché c'era anche la rappresentanza tedesca ad Ariccia. Ad Ariccia c'erano anche i Nazareni, Overbeck, Cornelius, però lui non li fila molto perché li considera molto freddi, molto troppo astrattizzanti, ecco, in questa freddezza. Con Böcklin forse non si capisce, non è chiaro se lui ha avuto contatti diretti o no. Li ha avuti perché poi a un certo punto hanno avuto rapporti anche dopo gli anni 70 e lui l'ha invitato anche a esporre a Roma nell'ambito di Arte Libertas. Mi sembra poi lui cioè, sia stato anche uno scambio di quadri tra Böcklin e Costa. In questa fase probabilmente è stato appena un elemento di tangenza, però è lo stesso effetto dove qui è concentrato più sull'aspetto Böcklin, sull'aspetto compositivo, quindi sulla diagonale del tronco e meno sugli effetti luminosi. Questo è Dreber, quindi di nuovo il lago di Nemi, questo passo più velocemente, e questa è un'altra interpretazione di quello stesso punto, di quello stesso tratto, con lo stesso tronco, fatto invece da un artista francese che inserisce un po' alla maniera di Corot la figura nel paesaggio, dando poi a questa cosa un'intonazione ancora di tipo mitologico. Böcklin ha sicuramente influenzato in questa fase alcuni aspetti della pittura di Nino Costa proprio in questo inserimento per esempio di figure della mitologia, quindi non la figura del contadino che ha una sua coerenza con il paesaggio, ma il fauno, Pan, la figura mitologica, perché la visione di Böcklin è quella comunque di un paesaggio mitologico, arcadico, è una visione panteistica della natura e della natura italiana, stiamo sempre parlando di un paesaggio italiano. E questo è il fauno che fischia, e quest'opera non datata ma che probabilmente risale sempre a questo periodo d'Ariccia, opera persa, quindi si trova solo la foto brutta in bianco e nero, il fauno lo mette nella stessa posizione però rovesciata all'interno di un paesaggio. Questi sono gli elementi formativi di questa prima fase di Nino Costa, quindi l'elemento francese Barbizon e Corot, poi la fase tedesca Böcklin e quindi il senso panico panteistico del paesaggio, contemporaneamente lui comincia a avere le relazioni con l'ambiente inglese e diventa in questa fase grande amico, è un'amicizia che dura tutta la vita, con scambi continui di esperienze con George Mason. E con George Mason lui condivide il riconoscimento di Charles Coleman come un maestro, e invece un altro tipo di paesaggio che è quello rurale, quello rustico, dove ciociari, contadini, ciociari, insomma comunque della campagna romana, convivono con gli animali e con il paesaggio. Questo è un altro quadro di Mason, vedete anche in fondo l'acquedotto. E questa è la visione che si aveva dell'Italia da parte dello straniero. E con Nino Costa e George Mason
cominciano ad andare a dipingere dal vero, scoprendo anche luoghi che non erano ancora stati battuti da questo turismo del, artistico del Grand Tour, per esempio la costa laziale, verso Ardea, costa eccetera. Questo è un altro posto che oggi è riconoscibile, però aveva tutti gli elementi, era un ambiente intatto. Queste sono delle tavolette piccolissime e questa è la stessa scena ripresa da Mason. Questo è il primo capolavoro di Nino Costa, è quello che lui considerava il suo capolavoro e che l'ha portato con sé in tutti i suoi spostamenti per l'Italia, e su questo ci sono da fare molte riflessioni. Sulla data non mi dilungo, perché sicuramente il bozzetto lui l'ha dipinto, lui dice che l'ha fatto nel 1852 nelle memorie, quindi ci dobbiamo credergli, però probabilmente lui nel 1852 ha fatto il bozzetto. Nelle teorie artistiche di Nino Costa in questo momento, ma questo lo dice anche Corot, la prima impressione è quella che deve essere assolutamente fermata nel bozzetto. Questo bozzetto che è fatto dal vivo ferma l'impressione del momento e poi, come vi dicevo, il pittore dipinge dopo il quadro definitivamente. Quindi è ancora una pratica accademica, cioè al bozzetto non viene riconosciuta una definizione di opera d'arte conclusa, è in funzione di uno studio che poi deve essere definito nel quadro finale, che come vi dicevo può essere fatto non solo a distanza di tempo, ma ritoccato anche ogni momento, con risultati che sono molto diversi. In questo caso, perché questo quadro è perfetto da questo punto di vista? Lui ne parla nelle memorie, dice che a un certo punto loro dormivano sulla spiaggia, di mattina presto hanno avuto questa visione, hanno avuto un'apparenza, un'apparizione, e questa apparizione è come se fosse stata, è vera perché l'ha vista, però nello stesso tempo ha un tono di visionarietà, di un elemento appunto di apparizione quasi metafisica. Il quadro quindi rappresenta in un certo senso ancora un'evoluzione dell'impianto, quello del paesaggio classico, no? Quindi le figure in questo caso delle portatrici di legna sulla sinistra che fanno da quinta, e poi il canale al centro che porta fino all'orizzonte, alla visione del Circeo. Anche le stesse donne sono mitizzate, sembrano delle come si dice, delle cariatidi, delle canefore, la donna in primo piano che seduta si guarda al piede come se nella scena dello spinario, insomma, ci sono quindi una serie di elementi che rendono questo paesaggio una visione panteistica comunque della natura, quindi queste donne, queste contadine mitizzate, le capre sull'altro lato, il paesaggio che digrada verso il fondo con le barche, hanno quest'aria appunto di apparizione. Nello stesso tempo è vero, è un concetto di vero, però è un concetto di vero filtrato comunque attraverso una visione che è dell'artista. Quanti tipi di vero ci sono in questa pittura dell'Ottocento inglese? Allora, quando si parla di pittura di paesaggio, si parla sempre di vero, come se fosse una cosa su cui tutti si intendono. In realtà il vero ha molte sfumature. Nell'Ottocento inglese la pittura dal vero, Constable, Turner, era comunque legata, e ancora di tipo romantico, perché era legata alla resa degli effetti, dei fenomeni proprio atmosferici, quindi il mare in tempesta, il cielo tempestoso, oppure insomma le situazioni che potevano essere anche estreme della pittura di paesaggio. Poi con la scuola di Barbizon inizia un concetto di vero come reale, come oggettivo, cioè io sono andata lì e ho dipinto quel preciso momento in quella precisa ora con quel preciso effetto di luce, quindi in un certo senso è un vero oggettivo. Poi c'è la pittura però oggettivo che in realtà è già stato selezionato da un punto di vista idealistico da parte dell'artista, che comunque ha scelto quella località e quell'ora e quell'effetto di luce.
Mentre il paesaggio realistico, quindi Courbet per esempio, è un paesaggio reale perché non seleziona niente, non solo non ha la fase del bozzetto, dal vero e della definizione del quadro, ma soprattutto è un reale che non seleziona quello che è bello, quello che è brutto, quello che è funzionale alla visione dell'artista, è quello, è una realtà oggettiva che quindi non prevede distinzioni gerarchiche tra una scena e l'altra. Direi che invece Costa è vicino in questo senso a un vero, come dice quello di Corot, che mette insieme comunque una formazione a posteriori di paesaggio classico nel senso in cui vi dicevo prima, quindi una scelta di tipo artistico che è all'interno cioè della storia dell'arte, un vero oggettivo perché la molla scatta di fronte a una realtà che viene fermata in quel momento dall'artista. Nello stesso tempo questa visione non è necessariamente oggettiva, è un vero che comunque deve essere filtrato attraverso il sentimento dell'artista, attraverso una sua personalissima visione che non è immediatamente evidente al pubblico che vede quel quadro, ma che viene trasmessa proprio dagli elementi compositivi, formali, stilistici del dipinto. Ed è un vero che potremmo chiamare, o che è stato chiamato, di tipo intimo, cioè dove la relazione con il soggetto e la realtà è comunque filtrata dal soggetto, anche se poi da una prospettiva idealistica, perché viene comunque in qualche maniera filtrata attraverso una visione, come in questo caso. Contemporaneamente quasi a questo, quando lui va a Parigi, aspettate che vado avanti, e questo qui continua con queste visioni tra il bozzetto e il quadro definitivo, ragionando sempre su questo formato orizzontale, studiando queste composizioni, una sera in Maremme del 55, ma poi lui ci è ritornato non so quante volte, la giornata di Scirocco, si arriva alla fine degli anni 50, quindi quando lui comincia a passare attraverso altre esperienze, quindi non solo a Riccio, è sempre lontano da Roma dove non può tornare, e si ferma per un certo periodo a Firenze, in Toscana, incontra i macchiaioli, poi tra il 62 e il 63 va a Parigi, e quindi adesso c'è un ulteriore, come dire, approfondimento di questa sua poetica. Intanto vedete in questo dipinto che è molto piccolo, La macchia della faiola, che la pittura è molto tonale, c'è proprio un effetto di controluce, di massa scura, e l'orizzonte veramente non si vede più, e la massa, diciamo, tonale di questa macchia scura occupa buona parte del quadro. Io questo quadro lo trovo notevole nella sua, come dire, apparenza secondaria. Quando lui incontra Macchiaioli, quindi, c'è sicuramente uno scambio reciproco, perché è la fase in cui Macchiaioli stanno sperimentando la pittura di macchia in senso tonale, così come si erano ispirati a Domenico Morelli, l'aveva portata Domenico Morelli a Firenze, il quale a sua volta era stato a Parigi, aveva visto i Barbizonier. E erano in questa fase in cui facevano questo tipo di pittura che ancora non era definita. Diciamo che Costa li spinge molto di più verso una pittura proprio a dipingere dal vero all'aperto, e soprattutto anche nel piccolo formato delle tavolette. Per tanti decenni Nino Costa è passato per un macchiaiolo e è stato sempre associato alla pittura toscana, e grandi tomi su macchiaioli comprendevano Nino Costa, che non c'entra assolutamente nulla. E a un certo punto lo dice lui stesso, nonostante la sua amicizia con Fattori, con tutti quanti, lui non è stato macchiaiolo, anche se ha condiviso sicuramente alcune scelte. Questo è il Carro Rosso, per esempio, e questo è una delle versioni su cui anche Fattori si è esercitato. Vedete il criniere al vento di Fattori e ricordate la giornata di Scirocco. È chiaro che ci sono delle commistioni, però quando lui va a dipingere, per esempio, non solo a Firenze, insomma sulla costa pisana, comunque lui continua a seguire questa ideale di un paesaggio che comunque fa trapelare
un senso di una visione interiore, perché il fiume morto comunque dà un'idea di immobilità, insomma, di acque morte, di acque stagnanti. Questi sono gli anni in cui si stringe l'amicizia con Leighton e questa corrente inglese che è estremamente importante. Con Leighton andava a dipingere tutti gli anni in Toscana, in Umbria, sulla costa pisana, in Liguria, a Capri, a Lerici. E non esistono persone più diverse di Leighton e di Nino Costa. Leighton ha introdotto Nino Costa nell'ambiente inglese, gli ha fatto da committente e da mecenate, l'ha sostenuto nelle sue esposizioni in Inghilterra, ma a sua volta, cioè praticamente lo scambio era che Nino Costa probabilmente l'ha influenzato per quanto riguarda la pittura di paesaggio, che prima in Leighton è quasi sempre uno sfondo e a un certo punto invece diventa opera autonoma. E dall'altra Nino Costa ha preso da Leighton alcuni come dire, modelli di insomma, condivideva un ritorno allo studio della pittura dei primitivi italiani e della pittura rinascimentale italiana. Ah, questo avrei dovuto metterlo prima, ancora un macchiaiolo, una veduta di Castiglioncello, e qui ritorna, è chiaro, il riferimento a Costa in questo formato panoramico, molto stretto, molto allungato, questo è evidente. Un altro tema che torna, Nino Costa, che condivide con i macchiaioli, questo è uno studio che lui ha fatto sulla danza dei carbonari quando nel periodo di Ariccia guardava molto a questo ambiente rurale e quasi senza tempo, no? E che poi molto tempo dopo, vedete 1853-74, si traduce in un quadro bellissimo, bellissimo, che è stato comprato da George Howard, uno dei suoi committenti e mecenati, sta in Inghilterra, però siamo riusciti poi a portarlo a Castiglioncello quando abbiamo fatto la mostra. E questa è un'ulteriore evoluzione delle donne che imbarcano legna sul porto di Anzio, perché qui anche quella che era ancora un'impostazione tradizionale del paesaggio tipo classico alla Claude Lorraine già non c'è più, è tutto in diagonale, l'orizzonte è nascosto, non c'è il canale di luce, quindi c'è un'evoluzione. E questo movimento delle donne che rubano la legna è, insomma, il protagonista è il libeccio che praticamente sconvolge nello stesso tempo le piante, gli abiti delle donne e la corsa, cioè è un tutt'uno, è un senso panteistico della natura, che questa è poi la vera, forse la vera poetica di Nino Costa è questa alla fine. E dai carbonari, le donne che portano la legna, le donne che rubano la legna, poi si arriva a tutto il filone delle fascinaie, delle boscaiole, Banti, c'è anche Fattori che ho dovuto eliminare perché diventavano troppe. Oltre a questi contatti quindi con i macchiaioli e l'ambiente inglese, soprattutto di Leighton, va a Parigi naturalmente e va a dipingere nei luoghi dei pittori barbizonieri. Questa è una scena di Fontainebleau, a me non sembra molto lontana dal lago di Nemi, cioè la poetica è quella. Ho messo questa foto che ho dipinto di Corot, dove si vede, perché anche Corot evolve, e questa fase degli anni 60, lui sempre di più inserisce personaggi che possono o non essere mitologici, inquadrati all'interno del bosco. Per esempio in fondo c'è la figura in piedi, eccetera, eccetera. Nel momento in cui lui va a Fontainebleau, dipinge quello che sarà il primo bozzetto di quello che sarà uno dei suoi quadri, poi ultimo, per cui è più noto, che è alla Galleria Comunale di Roma. E questo è il bozzetto vero, quello dove lui ferma l'impressione, ed è chiaro qui che sia l'ambiente inglese filtrato da Leighton e dai suoi amici inglesi, lui naturalmente nei suoi frequenti viaggi a Londra con Leighton, ospite di Howard, aveva conosciuto, come vi dicevo prima, e Par Jones, e Watts, e cioè Rossetti, eccetera, eccetera, ma veramente non se le fila per niente, perché c'è proprio una distanza enorme tra il suo senso del paesaggio e quello dei preraffaelliti, che al limite seguono le teorie di Ruskin e fanno le piante dettagliate pure con le foglioline,
Però questo è un esempio di questa mescolanza e di questa assimilazione, perché da una parte abbiamo Barbizon, eccetera, da una parte abbiamo Corot con la figura, il nudo femminile nel paesaggio, abbiamo Rossetti nell'atteggiamento, ma è molto vero, dei capelli. A distanza di tanto tempo, anni dopo, io penso che i colori siano un po' troppo chiari. Sì, sono le foto che uno raccapezza da internet, però se andate alla Galleria Comunale di via Francesco Crispi lo potete vedere. Nel tempo che è passato, qui diciamo che c'è un'ipotetica data finale di esecuzione, siamo in periodo più di aesthetic movement, di estetismo romano, e quindi la figura più allungata, l'atteggiamento la più sinuosa, si aggiunge lo specchio da una piccola pozza d'acqua, vi fa capire la distanza tra quello che era la prima idea, il primo bozzetto e il resto. Negli anni 70 comincia a penetrare nel paesaggio di Nino Costa un'evocazione più simbolista. Queste figure inserite nel paesaggio non sono le figure dei contadini con i buoi, con i buoi, cominciano a essere delle figure che possono essere, nemmeno quelle mitiche alla Böcklin, non si sa, però assumono un'aura più mitica. È il solito il tramonto, una sera alle cascine. Comincia anche nei quadri molto spesso di Nino Costa a trovarsi nel titolo un elemento che non è descrittivo del paesaggio ma evocativo di una certa situazione. I due bambini che giocano sono dei putti probabilmente, quindi c'è questa intonazione. Vado un pochino più di corsa. Lei del cigno, qui siamo proprio a un paesaggio non si può definire simbolista, ma che comunque esula ormai da quel senso di vero che era stato, come dire, la caratteristica principale di Nino Costa, ma di un certo ambiente, soprattutto di paesismo francese, fino agli anni 60. Quindi negli anni dopo il 70 diventa più manifesta questa intonazione mitologica. E sempre molto correndo, perché non so che ore sono, non vi voglio far fare tardi, comunque, dato che lui è sempre un organizzatore forsennato, quando va in Inghilterra non si limita a conoscere tutto l'ambiente degli artisti inglesi, ma mette su praticamente forma uno dei suoi primi club, che è quello dell'Etruscan School, in cui un gruppo di pittori inglesi, che adesso poi vi faccio vedere così scorrendo, condividono con lui, Mason nel frattempo è morto, una poetica legata alla pittura del paesaggio dal vero, che deve essere rigorosamente dal vero. Questa esperienza dell'Etruscan School traduce però molte di quelle che erano delle idee di Nino Costa su un formato che può essere anche gigantesco. Non è il caso di questo dipinto qui di Howard, ma possono anche raggiungere i 3 metri. Howard è il più stretto, insieme a Leighton, amico di Costa in questo momento. Lui dice che gli ha dato anche delle lezioni, ma c'è stato anche uno scambio reciproco. Costa ha fatto da maestro di pittura Howard ha fatto da mecenate. Questa è una visione molto bella di quella che era la visione di Roma da parte di un inglese. Quindi le terme di Caracalla, il paesaggio in lontananza, 2 popolane distese. Questo è un paesaggio dipinto da Nino Costa e questa è la stessa scena fatta da Howard, perché Howard in precedenza ha avuto Ruskin, poveretto, come maestro di disegno, per cui si vede questa matrice più inglese ruskiniana nell'analisi più dettagliata, mentre Nino Costa non gli interessa il dettaglio, è appunto più evocativo, è più l'atmosfera. E queste sono, e quindi gli artisti inglesi dell'Etruscan School naturalmente venivano in Italia a dipingere dal vero in tutti i luoghi, quindi Umbria, Lazio, Costa, Liguria, eccetera. Questo nella sua essenzialità è un altro quadro bellissimo, secondo me. Non ha nulla del pittoresco,
è invece molto, molto severo, molto sobrio. Questo è sempre Howard. Tra i luoghi, io non li chiamo più del Grand Tour perché di turismo non hanno nulla, ma diciamo di questo vagabondaggio, la Liguria diventa per esempio uno delle new entry, no? Perché la Liguria è quella di Byron, di Shelley, quindi c'è anche questo legame con la letteratura, con la poesia inglese e quindi c'è una scoperta del paesaggio ligure. Bocca d'Arno, quindi la solita zona pisana, lui è sempre molto dettagliato, questo è Nino Costa e questa fase che di pittura quasi ogni anno praticamente non si distingue più, cioè tutte le estati ci sono questi vagabondaggi per la Toscana, per l'Umbria, per la Liguria e insieme a Leighton comincia la scoperta, insomma c'è questo avvicinamento ai primitivi italiani verso cui Leighton lo spinge moltissimo e quindi la pittura giottesca, Masaccio, Piero della Francesca, Pinturicchio, Signorelli, bla 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 e tutta la serie. Nella pittura di paesaggio di Nino Costa comincia a farsi presente un paesaggio più terroso, quale può essere quello per esempio umbro, per esempio, oppure dell'interno toscano, e quindi passa a un secondo piano la parte diciamo più da campagna romana, più boschiva. Questo può essere considerato una specie di manifesto dell'Etruscan School e di questo concetto di pittura in questo momento, che è dal vero ma fino a un certo punto, perché la sera in Val d'Arno è una sera estremamente evocativa e questo quadro qui in particolare, dove si vede questa figura di spalle, che potrebbe essere un monaco, non si sa, affacciato da questa balaustra che guarda verso la campagna, riprende un modello di Nino Costa che ha come scena San Francesco. Perché è il momento della spiritualità, che non è necessariamente cristiana, cattolica, francescana, è una spiritualità che comunque circola nel paesaggio. E quindi questi paesaggi umbri che o toscani che emanano questa aura vengono, come dire, entrano a far parte di questa nuova corrente anche degli artisti inglesi. Sono quadri quasi di 3 metri, quindi immaginate quindi. Quindi da una parte il prototipo costiano, diciamo, degli anni 50 è rintracciabile, si vede, è evidente come tipologia, però c'è una dilatazione a un formato, come dire, enorme. Leighton non solo spinge Nino Costa verso l'arte toscana, bla bla, rinascimentale, primitivi, Giotto, eccetera, ma soprattutto verso l'arte veneta, e quindi fanno frequenti viaggi a Venezia e cominciano a sperimentare tecniche pittoriche venete, facendo anche molti pasticci sui quadri. Per esempio, seguendo le indicazioni che dovrebbero essere boh, riferite alla pittura di Tiziano, di Giorgione, fanno quadri con una preparazione molto rossastra del fondo. Questo è un bellissimo ritratto di Nino Costa fatto da Leighton, dove sperimenta questo colorismo più vicino all'arte veneta. Questo è il risultato di Nino Costa nella frequentazione di Leighton e di questo ritorno, diciamo, all'arte del 4-500esca. Questo è un altro bel ritratto. Ernesta, ragazza di Lerici, ha il taglio rinascimentale, no? Del mezzo busto, di spalle, c'è un vasetto prezioso in primo piano, ci ricorda molte immagini, non so, di Giorgione, per esempio, con la camicia bianca, la spalla distesa, eccetera. Questo secondo me è molto bello. Questo è un po' più duro come ritratto, la limonaia di Lerici, anche questa a mezzo busto, appoggiata a un davanzale con questi limoni tra le mani, e è una figura anche questa, non è mitica, insomma, Sempre per quanto riguarda l'ambiente inglese, ci sono scambi, e questo è stato il tramite di Nino Costa, tra gli artisti inglesi e gli artisti italiani. Non solo perché gli artisti inglesi venivano a dipingere e a un certo punto, quando lui fonda in Arte Libertas, anche a esporre a Roma, ma anche gli artisti italiani della cerchia di Nino Costa andavano a Londra e lui riuscì a un certo punto anche
a fare tutta una, con l'aiuto di Leighton naturalmente, ma non solo di Leighton, a esporre alla Royal Academy, alla Grosvenor Gallery, sono tantissime le mostre sia sue personali, sia degli artisti italiani che lui portava a Londra. Questo è un altro dipinto stupendo, Harvest Moon, dove l'originaria antica figurazione rustica dei contadini con i boi in campagna diventa, assume una dimensione appunto mitica, e anche con un senso anche del ritmico della processione, della composizione delle figure. Questa sta alla Tate. Questo è il dipinto di Morani, che poi ha venduto in Inghilterra, e poi lui ne ha fatta un'altra copia nel periodo appunto di In Arte Libertas. È chiaro che c'è uno scambio, insomma, più o meno diretto. Ah, ecco, Sartorio, che non poteva mancare, perché dalle tante diramazioni di Nino Costa c'è a un certo punto, In Arte Libertas, Sartorio non ha fatto parte del gruppo di Nino Costa, ma sicuramente Nino Costa lo ha introdotto negli ambienti inglesi, praticamente organizzandogli una grande mostra personale a Londra. E poi Sartorio poi ha fatto parte di un'altra diramazione, diciamo, costiana dei 25 della campagna romana, quindi ha preso comunque questa abitudine, diciamo, di dipingere la campagna romana en plein air, e questa è la zona di Ninfa, che era una zona, questa è molto bella, una zona molto mitica. Ritorniamo a Nino Costa e quindi all'idea di un ritratto rinascimentale, l'alloro, la pianta di alloro dietro, anche questa di derivazione rinascimentale, ma anche preraffaellita, perché comunque è un rinascimento filtrato attraverso il preraffaellismo. Questo è un quadro molto simbolico di questo momento, quello, perché attraverso In Arte Libertas lui comunque penetra negli ambienti del dannunzianesimo, dell'estetismo dannunziano, della cronaca bizantina, e quindi anche del circolo di Angelo Conti, di alcune, insomma, teorie anche estetiche del paesaggio, il paesaggio come stato d'animo sostanzialmente. E questo quadro, titolato in maniera così molto "To be or not to be, who last not is not", è volutamente criptico, volutamente ricercato, letterario, quindi è proprio l'ambiente della cronaca bizantina, per cui da una parte cita Shakespeare, però "To be or not to be" è come se fosse il grande interrogativo metafisico, "who loves not is not" è preso invece, da quanto sembra, da un brano, da Platone, praticamente da Lisside, e quindi è sempre molto arzigogolato, è un concetto arzigogolato. Quindi "who loves not is not", che vuol dire che chi non ama non è, cioè l'amore del vero probabilmente è l'unico fondamento che deve fondare l'arte. Questa donna ammantata che guarda verso un punto lontano è una pittrice che probabilmente osserva la natura, insomma comincia a essere un po' concettoso Nino Costa, che era invece prima estremamente più diretto, e questa è sicuramente l'influenza del circolo d'Annunziano. Verso la fine della vita, naturalmente correndo, ho mancato di dire una cosa che invece mi preme molto. Vi avevo detto all'inizio che dopo gli anni 70, quando Roma viene liberata, lui dopo un periodo di 7 anni di attività politica attiva, perché è consigliere comunale, fa parte del consiglio comunale, fa tutta una serie di iniziative, anche molto illuminate, per esempio interviene sull'edilizia popolare dicendo che assolutamente con la concentrazione del popolo a Roma bisogna fare un'edilizia popolare, si batte contro l'idea sciagurata di ampliare la piazza con la Fontana di Trevi. Per fortuna poi non l'hanno fatta. Nella polemica su dove mettere il Vittoriano, lui è contro l'idea di sfasciare il centro per metterlo dove sta adesso, e fa tutta una serie di iniziative anche di protezione, proprio anche della ricerca artistica.
Nel momento in cui lui nel 76 smette la politica attiva e dice mi dedico alla pittura, all'arte, vi dicevo prima c'era questo aspetto associazionistico sempre rivolto verso uno scambio veramente internazionale dei rapporti artistici che ha il suo culmine con la mostra In Arte Libertas, che, no, col gruppo di In Arte Libertas, lui porta anche a Londra mi pare nell'88. E addirittura riesce poi a fare un'esposizione solo di In Arte Libertas nel 90 al Palazzo delle Esposizioni e poi la Biennale di Venezia dedica una sala In Arte Libertas. Ma tutto questo è accompagnato da un'intensa attività giornalistica, cioè comincia una grande attività di critico d'arte per combattere quello che secondo lui era una deviazione dell'arte italiana contemporanea che per lui è rappresentata dall'arte di mercato, da fortuna e fortunismo, dagli spagnoli a Roma, ci mette in mezzo pure Michetti, da questa facilità, Mancini pure non si capisce se gli piace o no, forse no, perché praticamente è un'arte facile, che di grande effetto sul pubblico, ha questa tecnica esecutiva brillante, l'aneddotica, queste cose così, per cui è un'arte di mercato e lui di fortuna commerciale che lui combatte duramente. E per reagire a questo, oltre alle varie associazioni artistiche, comincia un'attività di critico d'arte che è estremamente importante. E devo dire, visto che qui c'è anche Anna Maria Osti Querrazzi che mi aveva validamente aiutato, quando abbiamo fatto la mostra a Castiglioncello. Giorgia Costa si chiama Giorgia, che non era di George Mason. Ma forse anche di Howard? No, solo Mason, proprio di Mason. Invece Rosalinda era la moglie di Howard. No, allora abbiamo colto l'occasione di fare un lavoro che è stato pignolo, cavilloso, la povera Anna Maria, tutte le biblioteche di Roma e del mondo, però abbiamo pubblicato tutti o quasi, ne mancano pochissimi perché erano magari rotta proprio la pagina, e gli articoli di Lino Costa pubblicati sul Falfulla, sul Don Chisciotte, la Gazzetta, perché lui interveniva e difendeva l'autonomia dell'artista anche nell'esercitare l'attività critica d'arte, quindi e intervenendo da un punto di vista, manco a dirlo, estremamente personale. Però è molto interessante perché appunto è forse Ceccioni, qualcuno, insomma, perché poi Diego Martelli non era un artista, quindi comunque lui interviene proprio nel dibattito corrente di quel momento. Comunque finisco perché ho fatto tardissimo. Allora, le ultime sono insomma ritorni all'antico Castelfusano, questa è del 93, ma ovviamente la prima idea è precedente. Ad Fonte Maricinum è ancora una volta una elaborazione a distanza di tantissimi anni di un primo soggetto che invece lui ha affrontato ad Ariccia, che erano donne appunto di Ariccia. 30 anni dopo, 40 anni dopo, ritorna su un quadro di grandi dimensioni, a mio parere molto bello, con questo titolo alla latina, anche qua l'ambiente della cronaca bizantina, di D'Annunzio, il titolo lambiccato. Però si vede come in questo processo che è durato 40 anni, dalla freschezza del bozzetto iniziale c'è quasi una cristallizzazione delle figure e un andamento che sembra prefigurare una vena più arcaicizzante che forse anticipa per certi aspetti cosa quello che avverrà poi nel Novecento successivo. Allora scusatemi che probabilmente nella mia corsa avrò fatto probabilmente anche qualche elemento di confusione, comunque se c'è qualcosa che voi volete chiedere, visto che io poi salto spesso di sale. Volevo sapere, grosso modo, se avete un'idea della produzione quantitativamente. Cioè. Sì. E poi un'altra domanda ancora, questo fatto che lei all'inizio l'ha accennato, del fatto che no, non sono datati, non mette le date, nelle firme a volte c'erano, a volte no, non è quello il punto. Lo dicevo ai fini di quello che sta chiedendo lei adesso, cioè un catalogo di Nino Costa è difficilissimo da fare perché innanzitutto lui, ripeto, che in vita, lui fino a una certa data non li vendeva proprio, anche quando partecipava alle esposizioni, lui ha cominciato a ricercare la vendita anche dei quadri
quando in vista della lotta per la liberazione di Roma del 1870 lui investì una quota del suo patrimonio, lui era ricco, a un certo punto lui pur di creare un centro insurrezionale che coordinasse tutte le truppe tra Mazziniani, Garibaldini eccetera eccetera, lui di suo, mettendo il suo patrimonio, ha investito una somma ingente per creare questo centro insurrezionale. Per cui poi da quel momento lui a un certo punto è venuto a patti con il mercato, tant'è vero che le mostre che Leighton e i suoi amici inglesi gli organizzavano erano proprio anche ai fini della vendita dei quadri, cosa che prima lui non aveva cercato. Morale della favola, quindi, intanto c'è una naturale dispersione di quadri tra vari discendenti, molti è un collezionismo che in gran parte quello originario non era italiano, per cui non è facile andare a rintracciare, sappiamo certamente quello che aveva comprato George Howard e che sta lì nel castello di Carlisle, Castle Howard, sappiamo alcuni giri che hanno fatto le opere di alcuni collezionisti inglesi, quelli che aveva comprato Stopford, Brooke, insomma una serie di personaggi che all'epoca erano i suoi mecenati e che quindi gli compravano le opere, poi però quelli di Castle Howard stanno là, gli altri hanno cambiato molte mani ed è difficile, dopo aver fatto la mostra di Nino Costa dall'altro, questo lo dico tra parentesi, ma tipo 2 giorni dopo che era chiusa mi arriva una lettera dalla Scozia che mi dice: sa che io c'ho questo, ho saputo che lei ho questo quadro, e mi manda una foto che me lo poteva mandare prima, però prima non lo sapeva, l'avrei inserito volentieri. Vengono fuori anche così. E poi un altro gruppo in Sud America, che è quello che fa capo a uno dei discendenti di Nino Costa, e quindi, quindi se siamo riuscite con Francesca Dini a fare questa mostra a Castiglioncello è perché abbiamo fatto venire, grazie al comune di Castiglioncello, le opere dal Sud America, che non era per niente una cosa scontata dati i costi, e quelle da Castle Howard, altrimenti solo con le opere che stanno in Italia veniva fuori veramente ben poco. Questo lo devo dire. E comunque è difficilissimo rintracciare quello che ha fatto, perché lui non ne ha lasciato traccia. E con questi cambiamenti di Donne sulla spiaggia di Anzia, che è l'unica cosa a cui uno ci può mettere la mano sul fuoco, si chiama così, no, perché lui nel 1861, quando l'ha esposta a Firenze, l'ha esposta come spiaggia romana, vatte la pesca a trovare qual è spiaggia romana, non hai una foto, non hai le misure come erano i cataloghi. Per cui non solo a livello di date delle opere, ma anche proprio per rintracciare effettivamente dove stavano le opere, a quale mostra era quell'opera, e poi tutte le evoluzioni di Castelfusano ne ha fatti 3, che sono simili, e quindi però uno è lì, insomma è molto difficile ricostruire. Purtroppo è anche vero che poi questi studi, che sono per forza lacunosi, servono a stimolare poi studi successivi, non miei, perché ritengo di aver, come dire, mi dedico poi ad altro, però ciò non toglie sì che è molto difficile, è possibile. No, beh sì, a centinaio ci si arriva abbastanza tranquillamente, questo lo do per scontato, poi ci sono i disegni naturalmente, ci sono anche cose che io qui non ho mica riprodotto tutto, io ho fatto una selezione sulla base di un discorso, di una coerenza di discorso, però ci sono sì anche molti disegni, e quindi ci sono state alcune mostre che in passato sono state benemerite da questo punto di vista, quindi per esempio la mostra che aveva fatto Paul Nichols con Sandra Beresford nel 92 ha aperto un filone di studi, perché Paul Nichols comunque ha tirato fuori opere che erano in Inghilterra, capito? Quindi le ha portate a Milano, e quindi in qualche maniera è venuto fuori qualcosa. Poi ci fu la mostra di Marabottini, a cura di Marabottini, nel 90, sì, perché quella di Nichols è dell'82, lì anche comunque tra dipinti e disegni qualcosa è venuto fuori, però sono tasselli che aprono
un percorso di cui però io non vedo la fine, perché poi è stato anche falsificato, eh? Non ne parliamo, ecco, non ne parliamo, esatto, quindi ci andrei anche molto cauta. Su tutti questi, insomma, va veramente preso con molte, molte molle, perché lui non ha parlato solo di quando andava su con Garibaldi, capito, a Ventana col fucile. E quindi diventa, se noi speravamo di trovare il giorno tale, sono andato lì, ho dipinto questo e l'ho venduto, invece non era quella la sua, quindi lui non ha lasciato memoria. Poi mettendo insieme le lettere, ma anche le lettere stanno in Inghilterra, poi è uscito dopo che ho fatto la mostra un volume delle lettere che lui ha scritto a George Howard, però insomma si mettono in moto tante cose, per cui nel futuro ci sarà sicuramente qualcuno che si dedicherà a questo, che però è un lavoro estremamente difficile, perché appunto tra dati mancanti, mancanza di un archivio, opere disperse per il mondo e falsi, titoli simili, versioni che ce ne sono tre, ogni tanto magari spunta fuori un bozzetto che non è detto manco per niente, capito? Cioè è una situazione molto complicata. E io, dal mio punto di vista, trovo che la mostra di Lino Costa è stata quella più faticosa da questo punto di vista, perché bisognava proprio puntellarsi anche per trovare le opere. Poi per fortuna sono venute fuori quelle che facevano parte della collezione Rosi, dopo che la vedova poi l'ha donata alla banca di Viterbo, no, Volterra, scusate. Insomma, dopo, come sempre, le mostre servono per mettere in moto un meccanismo che poi genera altri studi, che ben vengano a questo punto, no? No, Giorgia, no, poveretta, no, ha raccolto le memorie, cioè il padre sul letto di morte diceva, lei scriveva sostanzialmente, quindi ci sono gli studi inglesi della Rossetti Agresti, insomma, devo dire che il libro della Rossetti Agresti è stato fondamentale per lo studio di Lino Costa, più la Rossetti Agresti che le memorie di Lino Costa. Quindi mettendo insieme, le ripeto, come tanti tasselli, capito? Le riviste, anche, c'è stata anche una percezione italiana distorta, parte italiana distorta di Lino Costa, perché se fino agli anni 30 sembrava macchiaiolo, lei capisce che è molto difficile, ma anche sugli D'Urbelo inseriva perlomeno le prime cose tra i macchiaioli nei primi studi, e veramente non ha nulla in comune con... Ecco, la qui presente, Anna. Sì. Dunque, dobbiamo spiegare quanti figli aveva avuto il papà Costa. No, non Dino Costa. Ecco, allora voi capite che quando io dico che i discendenti, sto parlando di 16 figli. Ecco, poi tra. Ecco, quindi immaginate i nipoti. Comunque, al di là di tutto questo, che è anche una battuta, però effettivamente è un artista difficile. Ma è difficile anche per me, come vi dicevo prima, perché. Sì, comunque no, Giorgia non ha sostanzialmente, ha certo rispettato le memorie del padre, nel senso che è quella che le ha trascritte, ha conservato fin dove è possibile la corrispondenza, eccetera, però è ovvio, è naturale che insomma, se ci pensate bene, sono passati oltre un secolo e tutto questo è materiale che è stato disperso. Nino Costa comunque era una personalità anche abbastanza sfuggente per quello che è l'Ottocento italiano, no? Quello che vi dicevo prima, paesista sì, con una sua fisionomia sì, però era anche un assimilatore. Io sono stata molto sintetica e secondo me pure troppo, però bisognerebbe mettere insieme tanti filoni che arrivano e che lui capta con grande rapidità, e li capta però dal punto di vista personale, perché questo concetto del vero, che è un vero che non è è solo la mossa iniziale che parte dalla realtà, ma è una realtà che di per sé, se non è vista, come dice lui, attraverso il sentimento del pensiero,
non esiste. Cioè, poi io capisco che questo lui lo dice quando sta morendo e quindi è in clima di idealismo di fine secolo, però secondo me è questo un po' il discorso, che è un po' difficile da circoscrivere, no? Quindi oltre a una dispersione. Comunque magari verranno fuori un sacco di studi sicuramente bellissimi, intelligentissimi, e quindi vediamo perché, insomma. Alla fotografia è interessato o no? No, assolutamente, no. Ma la fotografia non è che tutti l'amavano nell'Ottocento, e soprattutto per una... Lui si fa mandare, adesso io non mi ricordo dove l'ho letto, quando, ma lui era già anziano, soffriva di febbri reumatiche, quindi non è che potesse andare tanto a dipingere all'aperto con tutte le stagioni, si fece mandare, non mi ricordo se da Norberto Pazzini, comunque uno della cerchia di Nart, la foto di un certo luogo per dipingere. Lui l'aveva già fatto, credo, un disegno, un bozzetto, però ma è stata proprio una cosa solo strumentale. Ma sì, perché nella sua visione, così come era concepita ancora la fotografia, nel secolo la fotografia si dibatteva ancora che cos'era, cioè era sì uno strumento molto comodo di riproduzione, però lo statuto di artistico. Sì, o l'hanno usato in maniera splendida, ma lui no, ma non gli interessava, insomma. Cioè, è sempre questo, come dicevo per le donne, cioè hai una visione di un attimo e quello ti svela quel paesaggio, il senso di quel paesaggio, questo senso panico del panteismo, uomo, natura, artista, eccetera, che però dura pochissimo. Lui però, diciamo... segue, e questo forse è un limite di Nino Costa, ancora questa distinzione tra il bozzetto, lo studio, che è quello vero è quello, e l'opera finita, che può essere fatta dopo. Questo a mio parere, non sempre gli è riuscito, cioè nel senso che è contemporaneo, ricordiamoci, degli impressionisti. Lui va a Parigi, non li vede manco per niente, ce l'aveva là, lo dice pure Longhi, il gusto degli impressionisti, cioè ci è andato Serafino De Titoli, andava Banksy, quello e quell'altro, vanno lì, non vedono Courbet, vedono solo Barbizonier e Corot, anche se poi e Corot è veramente fondamentale per questa prima fase, nemmeno Barbizonier, perché non c'era, Barbizonier avevano questa attenzione al dato luministico, insomma, capito, che non è sua, non è una sua poetica. Quindi anche con i napoletani, Palizia. Lui era stato anche a Napoli, gioventù, pare, è documentato un viaggio a Napoli, però come dirvi, è un assimilatore, è uno che capta, non puoi dire che lui ha seguito il gigante Palizia e Morelli, che ha seguito, ha visto, l'ha visti, ecco, li ha visti, ma ne ha preso quello che poi lui ha rielaborato, in base a un concetto molto preciso, a una poetica molto precisa, che poi, mutata e smutata, ha seguito tutta la vita. Cioè, per me questo è quello. Lui non si fa fuorviare, capito? Cioè, è intelligente, perché lui quando fa le mostre di Arte Libertas a Roma, lo invita Burne Jones, lo invita, cioè, tutti questi, Sargent, Anna Tadema, cioè lui è perfettamente al corrente, e questa è stata la funzione di tramite, no, internazionale. Lui espone i cartoni di Burne Jones che erano a Roma per mosaici della chiesa di San Paolo entro le mura. Quindi comunque, anche se non è la Biennale di Venezia, chiaramente, però lui un minimo di informazione, quindi non solo è stato uno dei pochi a portare, prima dei... Grubisi, che faceva il mercante, faceva questo, però lui è stato uno dei pochi che a Londra faceva esporre la cerchia dei suoi artisti, quindi quelli di Arte Libertas, oppure da solo Sartorio, non mi ricordo se nell'89 forse, nell'89, l'88. Quindi era questo senso della... Questo molto moderno invece questo senso della circolazione delle idee internazionali, per cui così come supera l'idea dell'artista straniero, del Grand Tour che viene a Roma, fa il quadretto della campagna romana con tutto insomma, l'ambaradan della poesia, no? Che c'è dietro, di questa immagine mitica, perché la campagna romana in quel momento era probabilmente rimasta inalterata per secoli.
E dall'altra invece gli artisti romani che comunque capitano a Roma, che si rivolgevano al mercato straniero quasi unicamente per queste ragioni commerciali. Non c'era un effettivo, a quella data ancora non c'era uno scambio reale. E lui secondo me invece tutto questo a modo suo lo ha in qualche modo messo in connessione, e soprattutto quando la sua visione politica, anti-accademica, si è trasferita dalla politica attiva al ruolo nell'arte nell'Italia moderna, e quindi favorendo questo scambio internazionale li metteva insieme, capito? E quindi gli artisti... Se stesso, mi sembra di capire. Perché di fondo è quello che vi ho detto. Poi possiamo, analizzando le singole opere, dire questo l'ha preso là, questo là, cioè nel senso che Barbizon, eccetera. Considerate un'altra cosa, che era proprio la pittura di passaggio dell'Ottocento che si muoveva in quella direzione, cioè comincia con quello che vi ho detto, cioè la vera rivoluzione della pittura di paesaggio, è quella dell'Ottocento, in cui si sposta proprio al soggetto che guarda, che può essere quello ottico degli impressionisti o quello del sentimento lirico del paesaggio, no? Questo però è sempre uno spostamento verso un soggetto. Questa è la vera rivoluzione, che non è avvenuta la stessa rivoluzione, per esempio, nel campo del ritratto. Questa rivoluzione profonda è avvenuta, a mio parere, per il genere del paesaggio e per la pittura di storia, che diventa reportage contemporaneo, cioè il garibaldino con la sciabola, capito? Mazzini che legge. Quindi è reportage contemporaneo, non è più la storia, bla 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 bla, ecco. E secondo me le due grandi rivoluzioni sono queste, però per quanto riguarda la veduta, il sistema di veduta, sicuramente il paesaggio, spostando, appunto parliamo di vero, c'è il vero, c'è Turner, quindi con un certo tipo di senso del paesaggio, il fenomeno atmosferico, c'è quello di Barbizon, quello romantico alla D'Azeglio, che a Costa non gli piace manco per niente. C'ha ragione, se può vedere. E poi ecco, c'è il vero, io non vi voglio atterrare, il vero etico di Ruskin, Truth, il vero come... Cioè quando si parla di vero, si parla di tante sfumature. C'è il vero oggettivo, quello della realtà che vi dicevo alla Courbet, cioè il contadino con la zappa, c'è quello di Millet, cioè c'è un modo, è una rivoluzione della pittura di paesaggio ottocentesca, con varie sfumature. Ecco perché io premetto sempre che io trovo difficile parlare di Costa, perché devo proprio aprire continuamente parentesi, no? Cioè dire questo era così e lui invece... Invece lui fa così, quindi è molto faticoso. Va bene, grazie. Allora grazie a voi, io mi dispiace, vi ho fatto sicuramente fare tardi.